È mancato lo spettacolo in questo atteso confronto fra due squadre che in tempi ormai remoti facevano fuoco e fiamme sui campi della Serie A. Va detto però che Triestina e Bologna hanno valide attenuanti, poiché la partita si è disputata in condizioni climatiche precarie per la temperatura rigida e la bora che ha reso problematico ogni abbozzo di manovra offensiva. Nei momenti in cui le raffiche spazzavano il campo con maggiore intensità, 80 km orari, si è assistito più a una partita di flipper che a un incontro di calcio, con la palla che carambolava capricciosa da uno stinco a una coscia ad altre parti del corpo. La Triestina ha attaccato di più, ma il Bologna si è difeso bene, cercando a sua volta di rendersi pericoloso in contropiede. I due portieri sono stati chiamati in causa poche volte. L'impegno sui due fronti non è mancato, ma non è stato sufficiente a sbloccare il risultato. Logico e scontato quindi lo 0-0 finale.